Dunque, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Ratchet & Clank Rift Apart. Allora, mi trovo qua su Blizzard Prime perché sono andato a prendere il Ball d'Oro che c'era qua, come immaginavo. Quest'area non l'avevo esplorata e nascondeva un Ball d'Oro, vabbè, è rimasto un po' di rarità, non fa niente. Poi sono tornato indietro e ho preso la protezione che mi mancava, questa su Savali, esattamente. Ah, dà più esperienza questa qui. Ma non mi piace. Vediamo poi il torso e le gambe, ma non mi piace questa. Tengo sempre lui. Ho trovato su Savali uno spiabot. Adesso lo sentiamo. Ospita un pugno di monaci che vive nelle rovine di un antico avamposto Lombax. Si dice che discendano da una stirpe di pellegrini galattici di Bogon che perseguivano la conoscenza dimensionale e praticavano lo yoga rivitalizzante al posto del bodybuilding e della caccia alle taglie come il resto della loro specie. Con la scomparsa dei Lombax restano gli unici depositari dei loro segreti più preziosi, quali le conoscenze avanzate sulla dimensionalità e una ricetta dell'hummus di fagioli snivelachiano da leccarsi i baffi. Vabbè, ok, cosa ho sbloccato? Fuori campo. Sconfitti in mischia vengono lanciati a distanze siderali. Esplosione di coriandoli. Pacchetto cambio martello 1. Sostituisci il martello di rivet con un'altra arma. Ah, vabbè, lascerei spada da sgherro, martello da sgherro, spada da pirata, pesce spada. Chiave, no, lasciamo che cos'è un Keyblade, la chiave. Lasciamo predefinito. Chiave inglese uguale per Ratchet e dimensione testa. Vabbè, ok. Saliamo sulla nave. Su Savali mi mancherebbe un bolt d'oro che non riesco a trovare. Non so dove sia, ho cercato, non dico ogni angolo del pianeta, però ho esplorato molto di più la mappa, infatti ho trovato l'infobot, cioè lo spiabot, quello che è, e il pezzo di indumento che mi mancava, ma il bolt proprio. Oh, è l'unica cosa che mi manca, a parte, vabbè, questo qua dell'arena, diciamo. Vabbè, comunque, per il momento andiamo Se avanti. qualcuno può costruire un dimensionatore, quello è Recep. Esatto, l'episodio scorso eravamo su Torren 4, abbiamo riparato il riparatore che ci ha riparato il quarzo fasico, adesso rivestiamo di nuovo i panni di Ratchet e costruiamo questo Scommetto che dimensionatore. Recep ha tutto sotto controllo. Vabbè sì, dai, più o meno. Oceano. Niente male, eh? E pensa, costruito questo arnese e salvata la dimensione, avrai l'intero universo da esplorare. Non ti preoccupa per niente il futuro, con tutte le sue incognite. Beh, a dire il vero, su Savali mi hai chiesto se volessi trovare la mia famiglia. Per molto tempo è stato così. Io lo volevo davvero. Ma non riuscivo a trovare il coraggio. E se poi mi avessero deluso? O se magari fossi stato io a deludere loro? Io non... Comunque, ormai ci siamo. Alla stazione di Kedaro tengono le ricerche segrete dell'imperatore, inclusa l'unica forgia Rubion che può costruire il dimensionatore. Quindi non abbiamo altra scelta. Molto bene. Vediamo la mappa. È molto... Lode all'imperatore! Vediamo, noi abbiamo sbloccato i guanti del fato. Ecco le nostre razioni di cubi protetti.
No. Vabbè, siamo bene. Sono stato troppo... Alla stazione di Kedaro tengono le ricerche segrete dell'imperatore, inclusa l'unica forgia Rubion che può costruire il dimensionatore. Troppo irruente. Non abbiamo altra scelta. Molto bene. Facciamo così. Ok. Sì, dammi questo. All'imperatore! E non nel mirino! L'ascensore sta scendendo. Spero che quello non sia l'unico modo per entrare. In arrivo rinforzi dal potere schiacciante. E durano un po'. Sono ancora in tasca. Sono finiti adesso i cagnolini. Sono dei cagnolini robotici praticamente. Ok. Abbiamo Aia. Olè. Vabbè. Principale non si può usare durante l'isolamento. Guardiamoci attorno. Deve esserci un altro modo. Ragazzi, cos'era quel fracasso? Cos'era quel fracasso? Abbiamo Miss Zurkon. Hai qualcosa di nuovo? Io un po' di volte li ho raccolti, ma... No, mi sa che... Congelali seduta stante con l'ultima novità di Miss Zurkon. Il brivido freddo! Brrr. Vediamo. Fa freddo qui dentro? Il brivido freddo! Usalo per tramutare i tuoi nemici in grossi blocchi di ghiaccio inamovibili. Guardali scivolare in giro senza speranza. Oltre a subire più danni, fanno anche molto più ridere. Vabbè, è una sorta di... potrei prenderlo, 20.000. Credo tu possa permetterti quella bellezza. Sì, sì, dai, prendiamo. Poi accumuliamo un po' per il Bazlame. Vediamo. Ok, così abbiamo anche il brivido freddo. Qui ne ho 39, ma io stavo aspettando che magari mi salisse... Hai degli slot liberi e il Raritanium non ti manca! Mi salisse di livello qualche arma, sennò... lo userei un po' inutilmente. Grazie della visita, biscottino! Proveremo sto brivido freddo. Oh, quello è Blizzon. È un elemento in grado di immagazzinare energia. Ma perché sembra così viola? Forse si tratta dell'ennesimo effetto del caos dimensionale? Se hai ragione, credo che colpirlo potrebbe condurci in un'altra dimensione o farci implodere. Ah. Fa vedere. Ci sarebbero altre aree da vedere, però magari si sbloccano dopo. Vediamo. Lo sapevo. Il Blizzon deve aver assorbito l'energia in eccesso liberata dal caos cosmico. Siamo entrati in un'altra dimensione. Una dimensione abbandonata, a quanto pare. È piena di ghiaccio. Ecco l'ascensore. Aspetta, stavo andando diretto, ma... Anche lì ce n'è uno. E anche qui, però... Aspetta, lì c'è un portale, ma... Fa vedere. Ci proviamo, tanto poi comunque... Torniamo qui. Vediamo, provo ad avvicinarmi così. Ecco. Aha! Ok. Quanti ce ne sono? Ho guardato. Ah, tre. C'è uno spiabot e un indumento. Ok.
E uno è lì e l'altro è là, ma là non ci arriviamo. Dobbiamo forse sbucare da un'altra parte, non lo so. Vabbè. Se può aiutarti, Recep, neanch'io ho mai conosciuto la mia famiglia. Se escludiamo l'imperatore, il che probabilmente è anche peggio. Forse, ma anche se i Lombax fossero la miglior famiglia di sempre, per loro sarei comunque una delusione. Perché? Sei un eroe. Ho sconfitto qualche nemico, certo, ma loro sono stati in grado di inventare cose incredibili. Ti stai sottovalutando. Può darsi. Ma ho una vita meravigliosa nella mia dimensione, Kit. E non voglio perderla. Questa era la sua preoccupazione. A proposito di dimensioni, se anche in questa c'è la stazione di Kedaro, allora varrà lo stesso per la Forgia Rubion? Forse. Ma viste le condizioni di questo posto, dubito funzioni ancora. Forse conviene raccogliere altro Blizzon e tornare nell'altra dimensione. Magari dal lato giusto, non so. Faccio un po' di raritagno. Così e così. A vedere. Sì, guardiamo bene in giro, se riesco anche a sto giro, perché l'episodio scorso al primo giro abbiamo preso tutto. Tutto ciò che era extra l'abbiamo raccolto. Conducevano ricerche sulle piante? Forse. O qualcosa è fuggito dal suo contenitore. Oh. Ah, quello è un ameboide. È venuto da qui. Ok. Aha, va. Preso. Ottimo. Comunque siamo a 17. Ok, non c'è nient'altro. Aspetta. Ma scusa, ma si è rotto? Si è rotta la porta. Oh. Era proprio un ameboide. Oh no. Andiamo. Picciolini. Vengono fuori dalle. Cavolo, sono ovunque. Devi salvarmi. Ecco. Quanti ameboidi? Abbiamo finito? Non mi sbilancerei. Forse. Aspetta. Ok. Ci abbiamo dei bei pesciolini. Si moltiplicano in ogni dimensione. Sento il loro stomaco che brontola. Che udito. Io ho finito. Aspetta. Sì, questo dai va bene. Forse no, boh. Ok, usiamo questo. Ok, un po' di elettroshock. Ok.
La porta è chiusa. Continuiamo a muoverci. Giusy! Scusa, scusa tanto, pensavo fossi un altro, ma non lo sei. Secondo te sta bene? Io sono Ratchet. Oh, meraviglioso! Ciao, Ratchet, stavi cercando me? Anche questo è meraviglioso. Posso chiamarti Chet? No. E no. Sto cercando del Blizzon. Oh, conosco bene il posto, ma ho perso il braccio d'accesso. Mi è caduto nell'acqua, dovrei prosciugarla. Ma come, Ratchet? Come? Tranquillo, me ne occupo io. Se la stanza tende ad allagarsi, scommetto che i comandi delle pompe si trovano in alto. Nel... Piacere di conoscerti, Scartobot! Questa è Kit! Ciao! Ciao! Perché ti serve il Blizzon? Stiamo cercando di cambiare dimensione per usare la loro forgia Rubion! Ne abbiamo una anche qui! Peccato che non funzioni da anni. Produceva cubi stranissimi! Ok, nel primo forse c'era il... il drenaggio, se non erro, era un gadget, mi pare, che serviva a drenare l'acqua o a metterla da un'altra parte. Quindi l'acqua l'abbiamo tolta così, con i pesci, pesci fuor d'acqua. No. Il mio braccio preferito di qua. Scartobot, vabbè. Ma si rigonfiano. E qua? Vai nella mappa. Ok. Senti, quel braccetto attiva forse una chiave di qualche tipo? Sì, con chiave intendi in modo per premere agilmente i pulsanti? Allora sì. Cosa? Il Blizzon! Oh! Più avanti c'è un ascensore che porta dritto a uno di quei cristalli luminosi. Quello cos'era? Quello è Juice, il mio migliore amico. A volte vuole uccidermi, ma mi ascolta sempre. Ah sì. Vuole ucciderti? Se diventi sua amica anche tu, puoi chiamarlo Juicy o Juicini o JC. Sì, è proprio un bel soprannome. Che bel amico. Cioè. Aspetta. Qui c'è del raritagno. Lo prendo. Per tornare su? Ah, così. Ok. Fai vedere. Sì. Ah, di là era chiusa la porta. Vabbè. Visto? Ascensore! Ta-dan! Premo subito il pulsante con il mio braccio d'accesso. Braccio d'accesso non funziona più. Ora è solo un braccio. Che razza di follia è? Dobbiamo solo riattivarla. Lascia fare a noi, Scartobot. Ok, io vengo qui a contemplarvi. Sì, a contemplarvi. Vado. Sono un po' questi, li ho finiti. No. Ole. Ecco.
Madonna, questo qua ancora. Posto. Allora, di qua così. Opla, con lo swing shot, se non erro. Basta. Ci siamo. Contemplato abbastanza. Gigi, non dovresti salire sull'ascensore? È subito. Ok, fa vedere la mappa. C'è del raritanio. Ah, guarda qua. Ok. E qui vicino. Aha. Ok. Complimenti, hai davvero. Giocoso. Ah beh, sarebbe giocoso? Di solito gironzola per la stazione pensando ai fatti suoi, ma ora ti insegue con tanto impegno. Sono geloso. Eccolo! Il Blizzon più strabiliante della stazione. Adoro come ti annebbia la vista quando lo fissi. Beh, immagino proprio che questo sia un addio. Grazie di tutto, Scartobot. No. Allora, aspetta. Fai vedere bene. Ah, qua c'è. Ok, tutta un'altra zona. Lo scarto botte lì. Ah, qua, madonna. Non li avevo visti. Tutti i robottini. La forza Rubion è poco più avanti. Aspetta. Fammi vedere bene. Fammi vedere, di qua c'è. Ah, del raritanio. Interessante. Non parlavo con te. Stavi parlando con me. Siamo in pieno lockdown. Come siete entrati tu e il tuo destriero? Sto ispezionando l'impianto. È molto bianco e arancione. Ecco, io sono una decoratrice di interni. Di grido. L'imperatore voleva che la ristrutturazione fosse una sorpresa per te e gli altri. Ma tu hai rovinato tutto. Non oserei mai contrariare l'imperatore. Prego, entrate e provvederò a cancellare tutto dalla mia memoria. Brava, kit di decorazione. Ora cosa facciamo? Parlare coi ricercatori ridurrebbe l'indice di sospetto. O potremmo andare ai controlli della forgia e costruire il dimensionatore. A quanto pare i comandi della forgia sono su quella piattaforma. Ok, aspetta, prima come sempre rompo qualche cassa. Ok, ah, qua c'è. C'è uno spiabot, dove? Teoria davanti a me. Ah, forse. Ah, guarda.
Eccolo. Perfetto. 6 di 10, ottimo, a vedere. Si dice che serva una pressione spaventosa per creare un diamante. E in quale posto migliore si potrebbe allestire una forgia sperimentale se non negli abissi degli oceani di Cordelion? La stazione di Kedaro è una struttura imperiale di massima sicurezza che sfrutta una fonte di energia top secret per alimentare la sua forgia Rubion, con cui è possibile creare circuiti di rara delicatezza manipolando i metalli più pesanti. Con tali potenzialità, non stupisce che in molti credano che sia questa struttura a fornire all'impero i robot da guerra, le armature e le macchine per il caffè espresso. Interessante. Ne mancano solo 4. Molto bene. Direi che possiamo... Ah, no. Madonna, scusate. Scusate, ho sbagliato tasto. Io... delle volte premo troppi tasti insieme. Aspetta. Ok. Direi che ci siamo. Possiamo... possiamo andare dove? Aspetta. Ah, qua in alto. Sì. Perché di qua è tutto chiuso. Ok. Ah, qui. Schemi caricati. Vediamo un po'. C'è un bel teschio lì. Ah. Ma certo. Beh. Stai tirando a caso? Ma dai. Solo il generatore ausiliario! Avevi l'interruttore centrale sotto il naso! No, è solo un collaudo. Perfetto, si sta rompendo tutto molto bene. Andiamocene via prima che... Oh. Prendiamo quei ciarlatani! Lasciate che vi ascoltiamo. Saresti la cavia perfetta per i nostri esperimenti antietici. Antietici? Perché non ha funzionato? Suppongo che non ci fosse abbastanza energia. Ma l'altro pulsante aveva qualcosa di sospetto. Hai promesso di non improvvisare. E infatti, sto usando il mio intuito. La sicurezza è ovunque. Dobbiamo andarcene da qui. E il dimensionatore? Troveremo un altro modo. Chiedo ulteriore supporto. Madonna, quanti sono? Aspetta. Ok, usiamo... No. Dai, non ce la caviamo male, eh. Anche contro tutti. Non c'è niente in questa stanza. Dobbiamo proseguire. Trovo la mappa. Ma questo è il trucco più vecchio del mondo! Non avevano nemmeno uno straccio di... Come si agita? Allora, aspetta. Qua. Sì, sono ancora lì.
Ah, vabbè, è uguale. Ok. Non sembrerebbe. Tu sei immune all'elettroshock. Ne arriveranno altri. Dobbiamo trovare un modo per scappare. Perché non proviamo il Blizzon? Ottima idea! La dimensione mostruosa ha un certo fascino al momento! Il Blizzon è l'unica via di fuga! No, sì, usiamo questi. E questi. Aspetta. Già finito i colpi. Ok. Mi raccogliere tutto. A vedere, non segna nulla. Però sì. Adesso li sconfiggo tutti lo stesso. Beh. Posto? Spero proprio che siano finiti. Ah, che bella raccolta di Bolt. Ok. Tra poco saranno di livello, eh. Ok, ho preso tutto. Toh. Che facciamo? Era l'unica forgia in grado di costruire il dimensionatore. Ce n'è ancora una in questa dimensione. Forse esiste un modo per riattivarla. Aspetta. Per qualche motivo queste zattere d'emergenza non mi ispirano sicurezza. Ma basta saltarci sopra? No. No. Aspetta. Perché scusa, le ho attivate. Così si è attivato. Ok, ma... Aspetta. Ah, ok. Ok. No, no. È stato troppo lungo. Se facessi così, ok. Ok. Ho preso ancora davanti. Boh. Poi abbiamo Emma. Eh no, come faccio? Beh, forse sparando. Vediamo sparando. Cazzo, dai, questo fai rifare da capo. Aspetta, allora. Se io sparo... Ah, sì, vedi che si aprono, ok. Faccio così. Però forse sono a tempo. Meglio muoversi. Pensavo che solo la chiave inglese... Ah, era più semplice del previsto, ma doveva sparare. Ok. Ottimo!
Ok, torace, scudo stellare del capitano. Aspetta. Vediamo. Questo. Ah, questo che dà più esperienza. Questo lo metto, dai. Dà più esperienza. Lo coloriamo sempre di bianco. Dai. Ok. Ok. Questo fatto, quindi qua l'indumento l'abbiamo preso, mancherebbe un bolt. A vedere. Qua. Rimbalziamo, sì, ma qui non c'è niente. Qua. Niente, casse. Bot, cosa serve per rimettere in funzione la tua forgia Rubion? Beh, il primo problema è l'alimentazione. Una volta staccata, una specie di virus ha invaso i sistemi. Dovremo ripulirli tutti o sarà tutto inutile? Credo di avere un'amica perfetta per risolvere il problema. Eh già. Aspetta, Andiamo in giro. Ok, fa vedere. In teoria c'è del raritanio. Acqua. Forse, no. No, qua è chiuso. E qui dice, ma sarà. È su. Fa vedere. Dove c'era l'infobot, ok. Ok, dove... Ah, qua. È il tuo momento, Glitch. Ora si gioca! Aspetta, ci sono virus anche in questa dimensione? Vediamo, era così. Qua. Un potenziamento impulso nucleare? Pulso nucleare. Ora volano pure. E allora posso cancellarli lo stesso. Oh. Com'era l'addestramento? Se cancelli un virus, puoi assorbire l'energia che aveva sottratto e utilizzarla per alimentare l'impulso nucleare. Carica impulso. Così. Ah, ok. Aspetta. Ma. Oh madonna. Ma c'è un altro. Ah, là in alto, non l'avevo visto. Aspetta, aspetta. Aspetta. Oh. Una spruzzatina di antivirus. Ok. Oh. Vabbè. Lo sento. No. Qui. Per l'energia era. Aspetta, allora qua il cavo è lì. Vado su. Aspetta, mi gira la testa. Ok, un andato. Blitz infettanti. Sono i razzi.
Aspetta. No. Mi ha preso. Vabbè. Aspetta, da qua. Beh. Ah beh, mi ha salvato anche il fatto... Ok. Ma quello è libero? Sì. Allora. Qua sono tanti, vacca vacca. Quello è morto. Mancano tre. Aspetta. Maledetti virus. Aspetta. Dov'è il cavolo di questo qua? Ah, là. Vado, vado. Ok. Bene, l'arma in punti è pronta. Aspetta. Una spruzzatina di antivirus. Sì, ah, oh, devo stare su. Aspetta. Beh, qua, qua, qua. Ok. Il computer si sta riattivando. Ora anche il firewall dovrebbe tornare alla normalità. Ne manca uno in teoria. Beh, torno giù. C'è nessuno? No. Aspetta, dice di qua. Ah. In giro non avevo l'impulso, mi hanno preso alle spalle. Beh. Se vado qua, ah, non posso andare. Cavolo, no. Mi hanno bloccato. Aspetta, dove posso stare? Per forse qua. Un po' così. Ah, poi diventano tanti. Oh. Sto. Ah. No, ma. Oh, ci sono tanti. E nidi 2 di virus. Non so dove mettermi. Aspetta. Oh. Poi lei non corre. Aspetta. Vai, vai. Adesso lo facciamo. No. Non mi pare che aveva la corsa. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Eh no, perché premo. No, no, infatti non ce l'ha la corsa lei. Si muove solo così. Aspetta, aiuto! Vabbè. No. Qua... sì, perché mi prendo tutte le parti. Non so dove girarmi. A meno che devo beccare i virus. Però dov'è che appaiono? Una spruzzatina di antivirus. Guarda, lì volano. Aia, aia. Una spruzzatina di antivirus. Ma non faccio... No. Se potevo mettermi là in alto. Aspetta, se vado... No, faccio così. Aspetta. Vediamo se si può fare. Così, via. Ok, oh, ecco. Che cavolo, qua no, ok.
Adesso qui li meno tutti. Bene. Ok. Però devo capire. Ah, vedi, lì sono apparsi, ok. Ho l'impulso, sì. Do. Ma cos'è? Aspetta, aspetta. Che devo riuscire a mirarli. No, sono morto. Come mai sono morto? Forse mi hanno preso dalla distanza, ma... Aspetta, dov'è? Allora, così via, 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 via. Via, via, no. Troppi. Vado qua. Ok. Qua è l'unico punto dove posso sopravvivere almeno. Aspetta. Aspetta, però adesso devo resistere un attimo. Ok. Ecco, adesso sono apparsi i due nidi lì e devo riuscire a mirare, a beccarli, porca. Devo riuscire a beccarli, non riesco ad affacciarmi. Questi arrivano all'infinito. A uno l'ho preso. Ok. Ok, aspetta, aspetta. Una spruzzatina di antivirus. Aspetta. Ok, dai. Ce l'abbiamo fatta. Presto, Glitch. Madonna. Se la tua fortuna non scomparirà. Quello è il virus? Qualcuno deve fermarli prima che evolvano ancora? Ma qui abbiamo risolto. La forgia Rubion scoppia di salute. Adesso tocca a te, Recet. Sì, è stato... impegnativo l'ultimo pezzettino. Sapevo che ce l'avresti fatta, Glitch. Grazie. Ben fatto, Racchio. Possiamo riavviare l'alimentazione della forgia. E come lo facciamo? Dobbiamo trovare la fonte di energia. L'ultima volta l'ho vista al piano di sotto, oltre la porta stagna, ma... io ve lo dico. È un posto da prima. C'è il tuo amico? A vedere, ok. Qua fatto... Ah, qua c'è il cristallo. Ride. Questo no. Quella è una super porta. Ah. Vabbè. Siamo stati chiusi dentro. Deve essere qui che producono l'energia della forgia. Ma non vedo niente in giro. Cartobot ci ha mentito. Non saprei. Ma se manca una fonte di energia, potremmo rubare quella nell'altra dimensione. Dove abbiamo un'intera stazione alle costole? Per il momento non vedo nessun'altra alternativa. Adesso pensiamo a cercare il Blizzon. Aspetta, allora qua. Ok, qui. Vedere. Ah, ma c'è. C'è il vetro. Ah, non sembrava. Ok. A vedere. Sì, c'è il vetro, vabbè. Quello è...
Le armi non gli fanno nemmeno un graffio. In effetti non ha neanche la vita. Aia. Aspetta. A saperlo, mamma, secondo me è come toccavo la porta. Ehi, prova a rompere quel fusto luminoso. Fusto luminoso. Ah. Gelatina di golosite. Jus sembra affamato. Presto, è la nostra occasione per scappare. Ah. Ok. Hey, per qualche motivo la dimensione in cui l'intera base ci sta cercando comincia ad avere una certa attrattiva. Cos'è quel rumore? Vai e basta. Ratchet, non vedo Blizzon da nessuna parte. Dovremmo cercare dietro quella porta blindata. Ma sembra decisamente chiusa. Perché non seguiamo i cavi sopra di noi? Potremmo disattivare i blocchi. Potresti aver ragione. Stavolta. Qua lì c'era un blocco, però anche qua. Cos'hanno le luci? Ah, eccolo lì. Non sparare, scappa. Aspetta. È piuttosto allarmante. Aspetta, ho finito i colpi e questo. A nuovo livello. Ok. Ma c'era il vetro. Quel terminale si è acceso. Diamo un'occhiata. C'è un registro di ricerca. Vediamo. Blocco primario disattivato. Riproduzione contenuti in elenco. Presto, venite qui. Ok, guardate oltre il rift. L'ho visto da quelle parti e... Eccolo, vedete? Come fai a nuotare così? Ma quello è un ciao. Cosa vi state mettendo? Gli state facendo male! Fermi! Fermatevi subito! No! Era Scartobot! E credo stesse parlando di Jus. Andiamocene da qui! Ok, aspetta. Nelle casse. Adesso devo andare di là, guarda. Qua. No. Alzati. No. Ma... C'è lui sopra. Vai. Questo blocco è controllato da una valvola. Sì. Forse hanno dimenticato di rimodernare la stanza. Ok. Oh madonna. Ancora qui. Aspetta. Non ci sono, no, non ci sono. Non c'è l'ombra di un fusto di gelatina. Ma ci sono delle fenditure. Ratchet, evitalo usando le fenditure. Devo calcolare bene i tempi. Aspetta. Non mi ha preso. Aia. Porta blindata. Adesso tocca a noi.
perfetto. Aspetta un attimo. Scusa, si è aperta la porta. Guarda, l'abbiamo chiuso dentro. Beh, scusa, ci siamo quasi. Ah, si è aperta questa. Dunque, se io fossi del Blizzon, allora dove sarei? Ratchet, stai bene? Sì. Oh. Per fortuna il mio filtro O2 funziona ancora. Non lo usavo da anni. Funziona ancora. Quanto pare. Fa vedere. Cos'è questo? Ah, ci spostiamo così, ok. Come fossimo. Vabbè, in effetti è tutto metallo. FNC 300 metri. Prezzo, stavo pensando a quello che hai detto sui Lombax e sul mettere a rischio la tua vita. Anch'io ho nostalgia di Savali. Era una vita tranquilla, persino allegra. Quando mi hai chiesto di fare squadra, non volevo perdere tutto. Ma sono felice di aver rischiato. Grazie, Kit. Significa molto. Non sono sicuro di... Non preoccuparti. Ora posso essere io a credere in te. Come fa a parlare sott'acqua? Scusa, aspetta un attimo, perché qua secondo me qualche segretuccio c'è. Aspetta, qui. Aspetta, aspetta, fatemi vedere un attimo. Vedo. No, qui non vedo percorsi, quindi forse no. In alto non vedo placche, metallo, eccetera. No. No, forse no. Posso andare avanti, vediamo. Vabbè, che tanto se perdo qualcosa, poi ci ritorno. Titanium. A vedere. Guarda, una chiusa d'aria. Qui dove devo andare? Aspetta. Guarda là. Ci arrivo, forse così? No, non vado neanche oltre. Va a vedere. Eh sì, c'è un isolotto lì. Ma non vedo passaggi. Sebastiano, cioè non ti fanno neanche vedere. No, in teoria poi qua si torna dentro, quindi fa vedere. No, qui no. Secondo me qua qualcosa di nascosto c'è, però
Qua non vedo niente. Qui dove sono arrivato io. E qua torniamo all'inizio. Oh, c'è qualche passaggio. Secondo me non mi sembra dalla mappa che ci sia qualche passaggio, però. O forse devo arrivarci tramite l'altra dimensione. Può essere. Vabbè, andiamo avanti, dai. Se no ci scervelliamo qui. Infatti va. Andiamo. Sparito. Ok. Prendo questo. Ehi voi due, volete comprare qualcosa? Attrezzature in salto a soli 100 fathom. Ne ho ben 64. Che cosa ci fai qui? Se Zurkon Junior vuole studiare economia esistenziale all'università di Bogon, per Giove mi farò in quattro per procurarmi i soldi necessari. Per Giove. Vabbè, se no possiamo potenziare i guanti del fato, comunque possono essere utili. Anche se sono ancora a livello 1. Ok. Grazie della visita, biscottino. Si figuri.